plastica che ha un utilizzo nelle aziende e sono nate moltissime aziende, poi vi faccio vedere che cosa si fa con questo materiale. L'impianto al presente, non sto qui a spiegarlo se no ci volete, ma comunque il principio di lavorazione è un principio di estrusione, cioè per frizionamento io sciolgo questi materiali, si omogenizzano, si stabilizzano e rendo a norma uni, perché dobbiamo sempre rispettare le regole e le leggi, da una materia prima a seconda che ha un suo diritto sul mercato. Ecco, qui sono elencati una parte dei campi di applicazione, perché l'innovazione è proprio questa, i campi di applicazione di questo granulato sono di due tipi, nell'edilizia e nell'industria dello stampaggio plastico. Devo dire che siamo soddisfatti da richieste, perché le aziende, anche quelle italiane, finalmente hanno capito che utilizzare dei materiali da riciclo è economico, è vantaggioso sotto tutti i punti. Con questo la prima presentazione, adesso voglio farvi vedere molto sinteticamente alcune immagini da dove partiamo e che cosa otteniamo. Quindi la seconda, allora, la seconda parte andiamo pure. Qua vedete l'immagine del centro, in prima fila ci sono i materiali da selezione che vanno venduti e adesso prenderemo quelli che invece avevano destinazione di scarica o di rinvenimento e invece che cosa ne facciamo. No, non è questo, non è questo. Questo è un altro che direi di saltare. Perché ne ho tante presentazioni, anche posto di partire da un certo punto, quindi no, andiamo avanti. Bene, allora si chiamano Eco Innovation e sono le innovazioni riconosciute dalla Comunità Europea, sono patrimonio della Comunità Europea e hanno questo riconoscimento di sostenibilità e sono promozionate e incentivate anche con contributi dalla Comunità Europea. Ne presento due perché rappresentano l'utilizzo di vari materiali. Ecco, Nuni è la prima ed è l'utilizzo di questo granulo nei conglomerati cementizi e quindi
anche come numeri a livello europeo, se noi recuperassimo tutti questi materiali chiamati ora rifiuti, avremmo un mercato di riferimento almeno il doppio della disponibilità che c'è di questi materiali. Adesso andiamo alla seconda innovazione, che è ProWest, è l'utilizzo nel settore delle materie plastiche. Anche in questo caso noi abbiamo l'Università del Salento, abbiamo un'azienda della Polonia, Magnet, poi Ocle, che è un'azienda sempre del centro di ciclo delegato, e tre aziende spagnole. Produciamo per esempio questa bambina. Quel rifiuto non riciclabile, ritenuto non riciclabile, si è trasformato in questa bambina. Oppure in queste strutture, in questi manufatti che usualmente vengono fatti di legno, che dopo 2-3 anni sono da buttare, mentre qui hanno una vita ben più lunga, calcolata intorno ai 40-50 anni. Altri esempi ancora, ecco, questi che abbiamo visto, questi esempi, sono purtroppo fatti da aziende straniere e poi noi andiamo ad acquisire. Allora, la mia considerazione finale è questa: ma se io vendo il mio granulo all'estero e poi gli italiani devono andare a comprare i manufatti all'estero, che senso ha noi, la nostra